Da Devon Hall che attacca verso il fondo, pick and pop con Melli che torna in punta da Delaney, va via dopo il blocco Melli, Delaney attacca, scarica benissimo per Melli, ricezione sbagliata, arriva Ainsa, rimbalzo. La curva, se vogliamo dire, tribuna proprio bianco-blu che esplode. Qui intanto Kyle Ainsa con la linea di penetrazione aperta, forzare si apre Melli che attacca il coso di Burst, splendido ribaltamento per Gigi Datome, ultimi 5 secondi per l'azione, Datome va in post basso contro Petrucelli, si butta indietro e questo è un canestro da Datome. Quindi oggi veramente sarà assente, sente il valore del sangue, quindi attacca da subito dall'altra parte il campionissimo che esce. Perché... è tornato anche Kyle Hines che consegna a Devon Hall, palleggio vivo contro un muro proprio del numero 22 che gioca il piccolo con Hines, la difesa reagisce benissimo, ma Devon Hall di Rodriguez che poi vede da Tome il tagliariccio, poi la crampola per Hines, extra pass per Ben Bentil, azione clamorosa, via ribalta per Hall, difesa di Brescia che si fa molto più aggressiva, Hall palleggia il suo tiro molto molto difficile, ma Devon Hall è un super giocatore, è andata un pochino più fisica, qui Rodriguez attacca, poi la Quintana se lo perde e arriva la prima magia del Ciaccio, quella dei più 4 per la Germani, ancora 24 secondi per l'Olimpia, Rodriguez sempre con il palleggio vivo ma non nasce niente, poi disorienta la Quintana, va fino in fondo, ciaccismo al potere alla Vitrifrigo Arena. Il Ciaccio che aspetta il blocco di Michelli, poi lo manda via, vuole attaccare Gabriel sul cambio, lo disorienta con una gran finta, il crossover, la bomba del Ciaccio Rodriguez, attacca Petrucelli, spazza via Devon Hall, tiraccio sbagliato e allora Milano può ripartire con Rodriguez, dietro di lui arriva già Petrucelli, però il Ciaccio arriva al capolinea, Nemelini vuole il blocco di Burs che poi va via, questa volta Hines legge tutto bene, obbliga Della Valle a perdere di fatto quel pallone, Rodriguez scaraventa via Mitrolonghi e poi segna un gran canestro. Già alla fine del secondo quarto, insomma, la zampata da campione. E qui la zampata ce la mette anche in difesa, ruba palla, va dall'altra parte, Mitrolonghi prova l'intervento, non ci arriva, altri due. Altro end-off di Kyle Hines per Devon Hall, difesa clamorosa di Petrucelli, serie di passaggi di Milano sull'arco, Rodriguez da tre punti, la tripla del Ciaccio. Kopin si libera bene, sbaglia, poi tocca un rimbalzo di Burst che non riesce a finire, la difesa di Milano ora è salita incredibilmente di colpi, ma c'è Rodriguez che va dall'altra parte, nessuno lo chiude, segna, subisce il fallo con la mano sinistra. In questo terzo periodo Delaney punta Della Valle, lo attacca per un tiro molto difficile, subito ad aggredire Delaney, Delaney aspetta l'uscita di Devon Hall, Devon Hall attacca ma Petrucelli difende in una maniera enciclopedica, poi lo fa saltare con una gran finta, ma come al solito sta aspettando. Lo so, però è anche vero che sa che non manca tantissimo e adesso bisogna alzare e uscire i campioni, e qua di campione che ne parliamo. Tutta la linea del canestro, quindi fa fatica Hines a rientrare. Qui sbaglia il tiro di Lenin, però c'è un gran rimbalzo di Datome. In arrivo di questa prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia di Pesaro, Rodriguez palleggia lo suo tiro sulla faccia di Kobis, lo incenerisce. Intanto viene dimenticato sotto canestro Devon Hall, era 120 secondi, ora Hall sulla linea di fondo chiude il palleggio, scarica l'emergenza Cooper Hines che si libera in qualche modo. 69-63, Milano è la prima finalista.